Vediamo se questo ha qualche tipo di senso. A me piace l'ace, però me lo voglio fare io. Però non ho le mele, allora uso le pere. Quindi c'è succo di arancia, pera, uno, se no che non vuole. E carota. Sarà una zozzeria? What do you think? In realtà è buonissimo. Ne voglio un altro, perché è un po' più dolce, perché c'è la pera. È fantastico. Provalo anche tu. No, non puoi. Non hai una centrifuga. Ce l'hai? Comprala. Francesco scoprì poco dopo che in realtà ace non sta per arancia, carota e apple, ma sta per vitamina A, vitamina C e vitamina E. Quindi in realtà la mela non c'entrava un cazzo e quindi ha sostituito un frutto che nemmeno esisteva nella bevanda originale, che invece contiene arancia, carota e fichi ghesem e limone. Ah, buon caro vecchio AliExpress, qual piacere la mattina trovarti qui! Allora, devi capire che questo pacchetto è arrivato ieri e io per fare questa cosa, di aprirlo qui con te, di condividere questo mio momento di piacere nello spacchettare le cose di AliExpress, io ho dovuto aspettare, è stato difficilissimo, è stato brutto, non è vero, è stato bello perché adesso lo apro qui con te. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Che io manco mi ricordo cosa ho ordinato, non lo so, potrebbe essere qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Mamma mia, la colla! Oh! Un altro paio di occhiali? Quando li ho ordinati questi? Non me li ricordo neanche. Oddio, ma sono di legno! Sono di legno! Ah, bello questo packaging salvo occhiali. Oh, belli! Come stanno? Non lo so, non riesco a vederli. Forse no, questi non mi piacciono tanto. No, perché qui, ragazzi, se dobbiamo fare quelli seri, cioè gli occhiali di legno veri, sono questi. Questi sono i veri occhiali di legno. Io non vedo assolutamente niente con questi occhiali, però. Ah, che fatica! Però questi qui sono gli occhiali che ha fatto il Mario. Ecco, penso che non ci sia niente di più difficile che mettere a fuoco con degli occhiali da vista non tuoi. Però questi qui. Allora, Mario è mio padre, ok, per chi non mi conosce. E praticamente lui è un maker, aveva rotto gli occhiali e se li ha fatti. Non so se riesco a farveli vedere. E non so se si vede la vite con cui ha fermato la montatura, poi c'è questo. E gli stecchetti sono bacchette cinesi. Tutte le volte che mi fa vedere qualche follia che ha creato. La mia vera domanda è, lui nella vita lui è stato un macellaio, ok? Non di quelli da macello, di quelli da negozio, di alimentari. Ed è stato molto, molto bravo nel suo lavoro, perché lo si vede da come i suoi colleghi dalla stima che arrivava dai suoi colleghi. E mi sono sempre domandato, se lui fosse nato non in una famiglia super povera come la famiglia Bonalume di 50 anni fa, ma in una famiglia un po' più benestante, magari un po' più tardi, sarebbe stato uno da Naba, da scuola di design, da, sai, un maker, un po' un artista, perché poi lui fa le sculture con legno, con la pietra, dipinge, fa tantissime cose e secondo me non è tanto riuscito a esprimersi. Lo sta facendo ora. È fortunatissimo poterlo fare ora, secondo me. Riuscire a tirar fuori, dopo tutti questi anni di lavoro, diciamo normale, tutta questa arte che aveva dentro. È che comunque l'impegno che ha messo nella sua professione di macellaio, che probabilmente non era neanche la sua professione. Sì, a lui gli piaceva il contatto con le persone in negozio, però non era chiaramente la sua vocazione. Eppure ci ha messo, secondo me, il 100% di ricerca e impegno, che poi l'ha portato anche a premiarlo. Forse possiamo imparare dal Mario oggi qualcosa. Che anche se non stai facendo proprio il tuo al 100%, ma ti ritrovi in una situazione di vita in cui devi farlo, tanto vale metterci il 100%. E allora, dopo questo pippone di partenza, oggi è Martech D.
ok? E in questo Marketing D io voglio fare un giro su Amazon, ok? Perché avevo visto un'offerta ieri e speriamo che sia continuata anche oggi. Sì, ok, c'è in offerta il Motorola G, il Motorola G 4G seconda generazione. La Motorola fa un po' di casino con i nomi, ok? Occhio a non prendere quello di prima generazione, ma vi metto il link qui nella descrizione. Al posto di 199, 169, so che non è un grandissimo risparmio, però per 169 euro portate a casa un telefonino che dalle specifiche tecniche proprio pure si capisce. Non è che c'ha il schermo IPS super quad core robe, no, è tutto molto più tranquillo. Però è bello da vedere, cioè la fotocamera non è 20 megapixel, è 8 megapixel, però fa delle belle foto. È come questa foto del Mario lo può dimostrare. Se state cercando un telefonino da spendere poco e avere poca spesa, tanta resa, cazzo, quello lì è molto bello. La seconda offerta del giorno è la batteria esterna della Brett 2E e 2T. Sono 10.000 mAh di ricarica, portatile per il vostro telefonino o qualsiasi vostro altro device tipo iPad. Sono praticamente un sacco di batteria per anche un sacco di spazio, è grossino, non so se si vede dalla dimensione in confronto alla mia faccia da cazzo, però ha un indicatore di quanta carica residua avete, avete la porta d'ingresso per caricarlo, due porte, una ad alta potenza e una a diciamo potenza normale, 1 ampere, quella 2 ampere è molto comoda se avete dei telefonini che supportano appunto la ricarica veloce. Questa batteria può ricaricare il mio Note veramente in mezz'ora. In mezz'ora arrivo tipo all'80% di ricarica. Dura una vita. Io questo qui ce l'ho da un anno e la sua performance è scesa veramente di poco. Cioè la batteria tiene quasi come nuova. E la buona notizia è che oggi Amazon da 45 euro, che mi rendo conto che è una spesa folle, scende a 18 in Amazon Prime, ok? E questo è il mio secondo consiglio del giorno e direi anche il migliore, perché sì, no, il telefonino là era bello, però questo qua è veramente uno steal, cioè da 45 a 18 è molto 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 buono. Ok, questo è tutto per Martech D, vi ho dato 3 buoni consigli, soprattutto quest'ultimo della Brett. Grazie per aver seguito questa puntata della vita di Fra. Oddio, mi sono fatto malissimo. Ciao.